nonostante non sia Linux, funziona, incredibile. Buongiorno a tutti, e vabbè, se non devo faccio anche io la stessa cosa che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto, ringrazio ovviamente, c'è qualcosa che suona qua, forse c'è qualche microfono acceso. Grazie ancora una volta per l'invito che ormai da anni si ripete. Io mi chiamo Antonio Pescapesso, sono un docente della Federico II di Napoli, insegno a quella che si chiamava Facoltà di Ingegneria, adesso non è più la Facoltà di Ingegneria, e mi occupo insomma, sia per l'attività di ricerca che per l'attività didattica, di cose che sono abbastanza legate alle cose di questo Linux Day. Come al solito ogni anno mi chiedo io che ci faccio qua, perché cioè, loro, vabbè, dopo vi racconto come avviene questa cosa, diciamo, loro sono pure molto educati i ragazzi Linux Day, cioè, mi mandano una mail, mi dicono allora di cemento, vogliamo incontrarla perché le vogliamo parlare di Linux Day, in realtà io già so dove vogliono arrivare, no? Perché però è tutta una cosa che funziona benissimo. Io mi chiedo, ma io che ci faccio? Perché insomma è una delle cose. E allora per capirlo vado indietro, perché la storia ci aiuta per capire, diciamo, il presente e il futuro. Io ho cominciato questa avventura con l'ANUG nel lontano 2008. Cioè uno dei due che sta qua davanti non c'era ancora, incredibile, io questo pensavo l'altro giorno. E visto, diciamo, che non, perché loro poi vengono da me e mi dicono di che cosa vuole parlare, che mi danno una responsabilità incredibile, perché come se io potessi parlare di tutto, cosa che poi tra l'altro non è assolutamente vera, no? E quindi il primo anno cercai di trovare un argomento che era quello che io poi potevo conoscere effettivamente, che era in qualche modo il legame tra l'open source e la ricerca accademica, no? Quindi cercammo di capire che cosa significava fare ricerca, e in qualche modo abbiamo visto che c'era una corrispondenza molto, molto stretta tra il modo in cui si fa ricerca e il modo con cui si pensa al mondo del software libero. E questo è stato il 2008. Sono andate molto bene le cose nel 2008, quindi come tutte le cose che vanno bene, loro molto contenti, io molto contenti, mi hanno invitato pure nel 2009. E lì a quel punto, sempre con lo stesso approccio, cioè, la mail, educatissimi nell'orario di ricevimento, vengono, la vogliamo invitare, di che cosa vuole parlare un'altra volta. Eppure lì a quel punto mi ero già giocato, diciamo, l'argomento. E quindi ho cominciato a pensare, ho messo insieme le due parole, software e libero. Non mi sentivo tanto in grado di parlare di software, ma non perché, diciamo, lo insegno, ma come si dice in Italia, diciamo, chi sa fa, chi non sa insegna, no? Quindi lo insegno, ma mi sentivo molto più vicino alla parola libero. E quindi ho cercato di capire sulla parte, diciamo, di ricerca che faccio e su quello che proprio penso, in che modo potevo declinarla. E quindi nel 2009 abbiamo parlato di network neutrality, visto che si chiamava, diciamo, o Linux Day, l'abbiamo declinata alla napoletana, diciamo, questa parte della neutralità, e abbiamo insomma fatto una discussione molto interessante che tra l'altro ha avuto una eco molto carina su tutta una serie di fatti, e ci siamo detti un po' di cose su quanto internet in realtà è veramente libero. È andata ancora meglio del 2008, no? Questa qua del 2009, quindi loro via mi hanno invitato un'altra volta, totalmente incoscienti ovviamente, no? Perché e qua nel 2010, diciamo, è successo un fattaccio, nel senso che loro mi hanno dato tipo un quarto, Gianfilippo dove sta? Se ne è già andato, ecco qua, scusami, tipo un quarto d'ora, 20 minuti, io ho parlato per due, non mi ricordo, fu una cosa imbarazzante, cioè una cosa. Perché parlammo di una cosa interessante che è stata anche toccata dal collega dell'ordine che mi ha preceduto, dicendo insomma il discorso della diffusione. Perché noi vogliamo parlare di libertà, vogliamo parlare di software libero, ma è evidente che c'è bisogno di una serie di tecnologie abilitanti per fare tutte queste cose, e la banda larga era una di queste. Io chiaramente, come sempre mi accade, io sono innamorato di questo strumento, quindi quando comincio a parlare, cioè, e lì diciamo sono andato lungo, e quindi loro che cosa hanno fatto? Nel 2011 non mi hanno invitato. Cioè proprio non mi hanno invitato, perché è così, Gianfilippo, è inutile che mi hanno fatto bene, cioè l'avrei fatto pure io, perché diceva, beh, doveva parlare per un quarto d'ora, ha parlato per due ore, mo. E quindi non mi hanno proprio invitato, e io chiaramente ho fatto finta di essermi arrabbiato, in realtà ero contentissimo perché il sabato mattina non ho potuto dormire, cioè, no, non è vero, e quindi non mi hanno invitato, perché cioè, non mi hanno invitato. Nel 2012 la situazione è cambiata, perché mi hanno chiesto di ospitarlo alla Federico II, ad ingegneria, e francamente, come dire, come si dice a Napoli, uno non è che può fare poi tutto, no? Quindi nel 2012 mi sono ben guardato, scusate, mi tolgo la mano, un caldo incredibile. Nel 2012 non ho parlato,
perché sarebbe stato veramente imbarazzante. Quindi mi sono messo dall'altra parte. Il 2012 ho avuto il piacere, l'onore, ma veramente lo dico, quindi quello che quest'anno ha avuto la preside, di poter di ospitare all'ingegneria, ed è stata una cosa bellissima, diciamo. Quindi mi sono tenuto fuori dalla parte degli oratori. Quest'anno è arrivata la solita mail, tipo di venerdì, per l'orario di cemento, lunedì. Di che cosa vuole parlare? Cioè, sembra la stessa cosa. Allora io praticamente me le sto sparando tutte quante le cartucce, veramente pure quest'anno, detto, a questo punto veramente non so che. E quindi insieme a loro, perché poi questa è la cosa bella, cioè il discorso, l'intelligenza collettiva a cui si faceva riferimento prima, non è solamente qualcosa che riguarda la scrittura del software, cioè quello è una delle tante cose. Quindi insieme a loro ci siamo seduti nella mia stanza e abbiamo fatto un ragionamento ancora una volta, cioè di che cosa possiamo parlare. Seguendo in qualche modo anche quello che vi ho fatto vedere nelle slide, quindi... Ed è uscito che probabilmente, dopo aver parlato di neutralità, dopo aver parlato di infrastrutture che mi permettono di connettermi alla rete, indipendentemente da dove abito, perché poi questo è un tema, il tema del 2010 che ci ha portato via due ore, non è solamente perché sono innamorato di questo strumento, è perché in realtà abbiamo capito una cosa importante, che è veramente impensabile oggi immaginarci delle forme di digital divide, siano esse infrastrutturali, culturali o di altra natura, quando in realtà la possibilità di lavorare, la possibilità di poter partecipare attivamente alla vita di un paese e anche la possibilità di farsi curare banalmente dipende dal fatto che io ho o non ho una DSL a casa che mi può far fare delle cose, e questo è drammatico. Quindi ne abbiamo parlato per tanto tempo perché in realtà era un argomento importante. Nel fare la nostra attività di ricerca abbiamo capito che in realtà questo è un altro argomento importante, è assolutamente importante pure questo. E quindi l'idea che ci è venuta per questo Linux Day è cercare di parlare stamattina sostanzialmente, cioè che significa, che c'è, cioè, qual è, di che stiamo parlando? Perché chiaramente io non è che ho la risposta, cioè tutte le volte che ho chiacchierato in questi posti non ho dato mai delle risposte, anche perché, cioè, non ce l'ho. L'idea è quella di capire di che stiamo parlando, qual è il problema, e se ne parliamo, in realtà quali sono anche le relazioni con le cose che facciamo tutti i giorni. Questo è il modo in cui organizziamo questa chiacchierata. Le cose che io faccio non le faccio mai da solo, nel bene e nel male. Soprattutto nel bene. Quindi, diciamo, questo progetto che poi noi discuteremo nella seconda parte di questa talk è un progetto in cui Google ha creduto.